Abbiamo solo pochi istanti prima che si aprano i cancelli, le transenne e cominci di nuovo l'afflusso qui ai festeggiamenti di San Giovanni. Ne approfittiamo per fare un po' di bilancio con Mario Martino per capire com'è andata, come sta andando anche quest'anno qui in questo splendido scenario di Calatacuneo. Mario. Ma direi che sta andando abbastanza bene, è partita la festa un po' lentamente, ma era ovvio perché usciamo da un periodo che tutti conosciamo, è inutile parlarne. Negli ultimi giorni invece c'è stato un bel risveglio, stiamo cercando di accontentare tutti. Diciamo che abbiamo sentito veramente quest'anno un grande apprezzamento per il cibo. Difficilissimo sentire qualcuno che si lamenti, poi probabilmente ci sarà perché è normale. Direi che tutto sta andando abbastanza bene, compresi gli eventi che abbiamo fatto in collaborazione con Monica Tondelli del Bar 11. I concerti sono stati veramente belli, di altissimo livello, e da stasera avremo 3 serate di fontane danzanti offerte dall'amministrazione comunale. Quindi diciamo che siamo partiti bene, stiamo procedendo bene, speriamo di chiudere bene. Mario, il comitato San Giovanni in Eia è di tutti ormai, è in Eia ma è di tutta la città, di tutta Imperia, fa anche tante cose per tutti, ha anche però bisogno dell'aiuto di tutti. Aiuto non vuol dire soltanto fare un'offerta, un sostegno economico, venire alla festa, ma magari venire qua indossando una maglietta a dare una mano? Sì, questa è una cosa veramente interessante che hai detto. Noi abbiamo bisogno di tutti, i contributi sono quasi completamente spariti, abbiamo solo qualche amico che ci continua ad aiutare, ma l'aiuto non è solo denaro, l'aiuto è anche esserci. Il comitato vuole essere di aiuto a tutta la città, cerchiamo di dare supporto logistico, di dare materiali che noi abbiamo e altri no, e abbiamo bisogno di aiuto vero, cioè aiuto vuol dire mettersi la maglietta e venire qui, come hai detto giustamente tu, per 10 giorni della festa, e ci sono tanti ragazzi giovani. Abbiamo bisogno anche di persone che vengano a far parte di questo gruppo, che è un gruppo sano, ci divertiamo, scherziamo tra di noi, si lavora, crediamo di produrre delle cose interessanti, e abbiamo bisogno, siamo veramente aperti all'apporto di tutti, quindi cercateci. La sede è in via Garessio, ci sono i siti, i social, noi siamo veramente in attesa di avere forze nuove perché vogliamo fare tante cose belle per la città, aiutateci a farlo.